3-0, risultato secco. Cosa, mister, lei può vedere da questa partita? Quali sono le indicazioni positive? Tra una settimana ci sarà l'esordio. Cosa c'è di buono in questa prestazione? Da dove si riparte? Si riparte dall'esperienza. L'esperienza, l'impatto col campionato, l'impatto con la categoria soprattutto. Tante cose fatte bene, abbiamo visto che se non sei cinico e concretizzi le occasioni che hai a disposizione, poi gli avversari non stanno lì a guardare, perché hanno, ogni squadra in questa categoria ha degli elementi di spessore che in qualsiasi momento possono sbloccare la partita. L'avversario era una squadra tosta, una squadra concreta, una squadra che bada pal sodo e che ha approfittato dei nostri errori e del nostro magari sbilanciarci per cercare il pareggio, ed è stato cinico. Sono stati bravi e fortunati magari nel non subire gol nei primi 10-15 minuti, poi hanno sbloccato il risultato su un calcio piazzato, battuto magistralmente ma proveniente da una nostra ingenuità al limite dell'area. È normale che una squadra come la nostra, che vuole iniziare il gioco da dietro, che vuole cercare di fare gioco, deve, su un campo che magari non è regolarissimo come il nostro, deve stare molto molto più attenta, e questo ci servirà d'esperienza per il futuro, a me e a tutti i calciatori. Ripeto, preferisco che, non sono felice naturalmente, sono arrabbiato perché perdere non piace a nessuno, soprattutto in casa e all'esordio stagionale, però sono contento che sia accaduto oggi, quando ancora il campionato deve iniziare, che è l'obiettivo magari principale, per dare sicuramente alla squadra dei riferimenti più certi e far capire a loro quanto è dura questa categoria, però allo stesso tempo far capire che quando abbiamo fatto le cose che proviamo in allenamento e fatto le nostre giocate, siamo riusciti ad arrivare in porta, e siamo arrivati in porta almeno in 8-9 occasioni, con un paio di due gol annullati con situazioni dubbie. Però devo dire che il campo ha detto che questo risultato lo accettiamo, e da questo risultato partiamo per non incorrere più in certe ingenuità. Ecco, lei ha fatto il passaggio a più di un modulo, partito con un modulo, poi è passato ad altri due moduli entro la fine della partita. Ecco, c'è ancora una sorta di fase di sperimentazione nel modulo, mister? No, è la partita che mi ha detto di fare questo. Siamo partiti con un 3-5-2 contro un 4-2-3-1 loro. Avevamo in fase di possesso avevamo delle situazioni che ci favorivano. In fase di non possesso invece magari abbiamo avuto delle situazioni che ci sfavorivano, perché loro avevano un 2-1 in fascia e sono stati bravi, sfruttando quando noi ci scoprivamo, nel ripartirci. Poi subito l'1-0 a un quarto d'ora del secondo tempo, è normale che in casa e sotto di un gol dovevo fare qualcosa. Sono passato prima a un 4-3-1-2, perché con gli under devi fare un passaggio alla volta, poi sei anche limitato nei cambi perché hai tre blocchi di cambi, quindi non puoi fare un cambio alla volta, quindi ho dovuto fare tre cambi in un blocco. Poi ne ho fatto un altro e un altro, passando prima al 4-3-1-2 e poi finendo con un 3-4-1-2, però con i quarti offensivi e tre attaccanti, finito con cinque attaccanti, però era logico e normale. Abbiamo creato tanto con queste situazioni, diciamo sbilanciandoci in avanti, però abbiamo anche subito qualche ripartenza, come era nell'ordine delle cose, nelle mie previsioni. Fossimo stati più cinici magari avremmo riequilibrato il risultato, invece siamo stati imprecisi noi e bravi loro nel sfruttare le ripartenze. Prossima settimana esordio sempre qui, arriva il Nocerino. Sì, adesso abbiamo un riferimento dopo, diciamo, un precampionato nel quale non abbiamo fatto grosse partite che ci avevano potuto mettere di fronte alla categoria, quindi adesso ripartiamo da questa partita, andiamo a analizzare gli errori, andiamo a confermare le cose buone, cerchiamo di eliminare le cose negative e ripartiamo da martedì più carichi di prima per cercare di fare un ottimo esordio in casa, possibilmente provando a vincere una partita contro una squadra sicuramente forte quale sarà la Nocerina.